È scomparso ieri mattina Gianpaolo Masotti, artista ravennate, eclettico e sperimentatore. Per realizzare un breve ricordo dell'artista e dell'uomo, abbiamo intervistato il maestro Cicognani e un amico, Riccardo Zoffoli. Era un carissimo amico, ci conoscevamo da tanto tempo. Era, secondo me, un pittore autentico, un buon pittore. Lui era onesto, diciamo, di fronte a se stesso, di fronte agli altri. Buono, perché non ho mai sentito criticare in maniera cattiva nessun altro pittore. Cercava di capire le cose, di penetrare nelle cose. Faceva un astrattismo, per me, molto autentico, era sentito. Lui amava la buona pittura, anche per così, per far capire che cosa è la buona pittura. Lei deve pensare, dovete pensare, che una superficie pittorica, come una superficie di mosaico, come una superficie di una scultura, si svolge, diciamo, esprime, mette in evidenza un qualche cosa di sentito, di vivo, di autentico, che quella è per me la qualità della pittura, della buona pittura, è la cosiddetta buona pittura. Poi lui era molto attivo, viveva per la sua pittura con una certa difficoltà, perché voi sapete che era difficile vivere con la pittura. E io ho avuto tante occasioni di parlare, ci trovavamo molto d'accordo nella valutazione di certi lavori, sia moderni che antichi, insomma era una bravissima persona. Lui si firmava Masotti in maiuscolo, no? E a me non viene tanto a chiamarlo Masotti, perché era sempre stato Gianpaolo, Giampa. Sì, ci siamo conosciuti con lo zaino in spalla, camminando sugli Appennini, facendo i nostri campi scout, ed è stato un seme che è rimasto fino ad oggi. Con tutte le vicende che ci hanno avvicinati e allontanato dal punto di vista dello spazio e del tempo, ma mai come interesse e come conoscenze, come seguire l'uno le tracce dell'altro. Quindi tutte le sue tappe, la sua idealità, quella di dover essere un artista mantenuto dallo Stato. Questa è una cosa su cui abbiamo discusso per decine di sentieri in montagna. Lui doveva essere libero dai problemi del mondo per dedicarsi alla creazione della bellezza. Non aveva orari, scadenze, un lavoro fisso, e questo ci metteva un po' di invidia, come faceva lui a fare queste cose senza avere queste scadenze, e un po' capivamo che poteva essere una fonte di incertezza per cui gli amici poi servono. Poi quando è nato Jacopo, invece, è arrivato uno tsunami di responsabilità. Addirittura lui ci fermava per strada dicendo: io non ce la faccio a fare il padre. Siccome tutti noi siamo padri, dicevamo: dai, così per tutti. Però vedo che, fra l'altro, oggi girando per strada e incontrando Jacopo, non si può che pensare a Gianpaolo, perché sembra che l'abbia fatto con una piccola fotocopia, perché è assolutamente uguale a lui, tranne il pizzetto, ovviamente, avendo lui 10 anni. E gli ha trasmesso tanti colori, tutti i colori della sua vita, tutte le sue utopie, questo magazzino pieno di ricordi, di pennellate, di totem, di disegni, di provocazioni, di stimoli. Quindi quando succedono queste cose, quando un amico si lascia, si dice: rimarrai sempre. Ma noi abbiamo 100.000 motivi per ricordare ancora Gianpaolo che cammina con noi. Alla Galleria Il Coccio, in cui l'artista allestì la sua prima mostra nel 72, i due soci Nadia Tassinari e Daniele Carnoli hanno riallestito in onore di Masotti la sua ultima mostra, Rosso e altro. Questo qui è molto bello, perché era un libro che stava scrivendo. Io penso quasi con delle storie, delle favole, e però non è mai riuscito a finirlo. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.